Oggi vi voglio raccontare la storia di Luciano Liboni e ve la racconto qui dal Circo Massimo, dal punto in cui è stato ucciso. Qui trovate praticamente l'esatta area dove Luciano Liboni è stato colpito dai carabinieri, in particolare dal carabiniere Palmas, che ovviamente nel momento in cui aveva preso un ostaggio, una donna francese con tre figli e il marito che la stavano guardando, e sparava contro i carabinieri dicendogli che lui tanto era morto, non gliene fregava niente e gli avrebbe fatto un buco in testa, alla fine è stato colpito e ferito. Nel momento in cui stava ancora a terra cercava di recuperare la pistola, nel momento in cui è salito sull'ambulanza ha cercato di colpire i portantini, tutti quelli che lo stavano caricando, e arrivato al San Giovanni è morto. Se vi interessa la storia di Luciano Liboni, oggi ve la racconto e vi porto nei luoghi principali degli ultimi giorni, perciò qui al Circo Massimo e la parte sopra il cielo dove lui passava solitamente il tempo. Go, 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 go. Partiamo dal giorno della sua morte, il 31 luglio 2004. Luciano Liboni era stato avvistato da una donna lì in via Petroselli. La donna, vedendo un fare sospetto e riconoscendo un po' l'identikit, perché lui girava con gli occhiali scuri, si copriva il cerotto, ormai erano stati distribuiti tantissimi identikit perché era veramente ricercato, dopo aver ucciso un carabiniere, il carabiniere Giorgioni, dopo aver sparato contro la polizia a Piazza della Repubblica, dopo aver fatto tantissime rapine, comunque si era macchiato di reati ed era fuori controllo, gli identikit erano stati praticamente distribuiti ovunque. La donna, vedendolo, ha allertato due vigili urbani della polizia di Roma Capitale che lo hanno inseguito fino a qui, perciò hanno fatto tutto il Circo Massimo fino all'incrocio con Viale Aventino. A quel punto però hanno avvertito anche i carabinieri, che sono arrivati praticamente subito. Il tempo che lui si spostasse da lì a qua sono arrivati i carabinieri. Lo hanno praticamente fermato. Liboni non ha esitato a prendere ostaggio una donna francese, come vi ho detto, che stava con la famiglia in vacanza, puntargli la pistola alla testa e dirgli che lui non aveva paura di morire, ormai era un morto che camminava, era malato e avrebbe fatto fuoco su tutti quanti. E mentre faceva tutto questo sparava verso i carabinieri. Voi immaginate in questa zona turistica, zona dove passano le persone eccetera, colpi di arma da fuoco che andavano un po' ovunque. A quel punto i carabinieri, trovando un momento in cui la donna non era a tiro, si era un po' spostata, era andata un pochettino più in basso, hanno sparato contro Liboni. Liboni, dapprima ferito alla testa, cade a terra ma continua a dimenarsi, tant'è che fanno fatica ad ammanettarlo, fanno fatica a bloccarlo. Lui voleva riprendere la sua pistola, che in quel momento l'aveva persa, una 357, una 38. In realtà le versioni sull'arma sono discordanti, c'è chi dice una 357, c'è chi dice una 38 special. C'è da dire che la 357 di solito può mettere i proiettili alla 38 special, probabilmente era una 357 con canna da 3 pollici. Prima di essere trovato lì vicino al Circo Massimo, Luciano Liboni stava spessissimo in quest'area. Questo è un piccolo parco vicino a una chiesa con una fontanella e con un'area dove nessuno passa, hai una buona visibilità di tutto, stai in centro, perciò teneva sotto controllo tutte le strade da qui. Raramente qualcuno passava per fare controlli o altro, perché è una via praticamente quasi chiusa o comunque a traffico limitato, e c'erano altri senza tetto che vivevano qui con i quali lui poteva sia mischiarsi, perciò non farsi riconoscere, sia farsi aiutare, perché in quell'ultimo periodo era stato scansato da tutti, compresa la malavita, perché dopo tutto quello che aveva combinato automaticamente si era messo tutti contro. Luciano Liboni aveva in passato sicuramente dei buoni agganci con la malavita, non a caso quando scappò a Roma per la prima volta da qui riuscì ad espatriare a Praga e poi tra l'altro fu beccato con documenti falsi e si fece 4 mesi di carcere a Praga. L'Interpol non fece in tempo a comunicarlo alla polizia italiana che lui era già uscito ed era già scappato di nuovo in Italia. Quella fu la prima latitanza del 2002. Lui a un certo punto sparò a un distributore di benzina dopo una rapina a un passante. Da quel momento fu accusato, oltre che di rapina,
anzi di molte rapine, anche di tentato omicidio. Una volta ritornato in Italia, lì succede il fattaccio. Nel 2004 spara un carabiniere e lo uccide. Il carabiniere Giorgioni, durante un controllo a Sant'Agata Feltria, in un bar, mentre lui stava telefonando nello Sri Lanka, dove aveva una compagna, dove aveva fatto anche investimenti, perché lui con i proventi delle rapine stava facendo investimenti nello Sri Lanka e aveva comprato sia proprietà immobiliari che un'attività. Voleva spostarsi lì e in contatto con la compagna e il cognato stava cercando di lavorare. Cosa è successo? Che a un certo punto stava dando in escandescenza all'interno di questo bar, la proprietaria del bar ha chiamato i carabinieri, i quali arrivati gli hanno chiesto i documenti. Liboni, per non essere preso, non ha esitato a tirar fuori la pistola, la sua solita 357, e sparare direttamente al cuore il carabiniere Giorgioni. Questa cosa fu eclatante perché uccise un carabiniere a sangue freddo per un banalissimo controllo di documenti. In realtà non era la prima volta che lui sparava contro le forze dell'ordine, solamente questa volta c'era scappato il morto. E da quel momento, dopo aver sparato al carabiniere, iniziò la sua latitanza verso Roma. Perciò prese la Tiberina, passò per l'Umbria, perché ovviamente il fatto successe in provincia di Rimini. Iniziò a scendere e, arrivato a Roma, approdò prevalentemente in centro. Infatti il primo controllo che avvenne nei suoi confronti fu a Piazza della Repubblica, dove un'altra persona lo segnalò perché era sospetto. Ovviamente già giravano gli identikit di Liboni e al primo controllo i due agenti in borghese lui non esitò a sparare e poi prendere il suo mezzo e allontanarsi. Per capire il tipo, Luciano Liboni era detto il lupo o anche il cinghiale in alcuni casi, perché fin da ragazzo lui era capace di fare rapine e sparire in mezzo alla campagna, sparire in mezzo a luoghi dove non lo avrebbe cercato nessuno e adattarsi a mangiare anche quello che mangiavano gli animali. Per quello nasce questo soprannome. Per definire bene il tipo, lui era un classe 1957, primo di tanti figli, aveva iniziato ad essere turbolento già a scuola, ma in particolare anche dopo la scuola, quando gli era stato insegnato un mestiere, il falegname, lui non aveva mai accettato di fare il falegname, aveva sempre fatto il criminale. È stato specializzato negli anni 90 per furti di opere d'arte e in diverse regioni d'Italia fu accusato di aver trafugato tante opere d'arte, ma il suo grosso lavoro lo faceva con le rapine. Lui era un grande rapinatore, sia di uffici postali che di banche, e proprio grazie alle rapine aveva questo capitale che gli permise nei primi anni comunque delle latitanze abbastanza tranquille. Aveva comunque dei buoni agganci ancora nella malavita perché non aveva combinato casini e poi successivamente diventò sempre più indifendibile. L'apice della sua cattiveria lo raggiunse nel momento in cui gli dissero che aveva l'AIDS e che comunque gli sarebbe rimasto poco da vivere. A quel punto già di suo era un pochettino problematico, era un criminale comunque che non si tirava mai indietro, sapendo di dover morire, questo lo ha portato ad atti sempre più efferati, tra cui il fatto di sparare quando lo fermavano. Sparò in passato anche a un posto di blocco nei pressi di Civitavecchia della Guardia di Finanza, mentre lui stava andando a Roma per recarsi nella Repubblica Ceca. Per fortuna non aveva ucciso nessuno. E poi quella del carabiniere Giorgioni fu la volta che invece uccise una persona. Quei 7-10 giorni di latitanza dove era passato dall'omicidio di Giorgioni alla città di Roma furono i più travagliati probabilmente per lui. Considerate che lui continuava a cercare questi rapporti con lo Sri Lanka per poter andare dalla compagna cingalese, fare beffa, diciamo, allo Stato italiano, alle ricerche, cioè che in quel paese difficilmente lo avrebbero trovato. In quel periodo vennero battute tutte le piste. Infatti lui, prima di venire nel centro di Roma, cercò di dormire nella zona del Pigneto. La sera andava a dormire là e il giorno veniva qui. Perché veniva qui? Perché si confondeva tra i senza tetto. Li mandava a comprare le cose per lui, compresi vestiti, compreso cibo. In cambio gli offriva sempre qualcosa da bere, da mangiare, e si mischiava molto bene. Girava sempre camuffato, però era veramente tanto ricercato, per quello fu abbastanza facile trovarlo. E lui, nonostante diverse ferite, perché ebbe anche un incidente con la moto durante una delle varie fughe, e nonostante fosse malato,
comunque continuava a fuggire. Si cercò anche tra una vecchia compagna di Foligno, che diceva di non vederlo più da 8 anni, si cercò anche di contattare il figlio, che aveva 20 anni e viveva in Svizzera, nato da un rapporto fugace con una donna svizzera durante la sua vacanza lì in provincia di Perugia, a Montefalcone, di dove era originario ovviamente Luciano Liboni, il lupo. Molto legato a Luciano Liboni c'è anche una parte mitologica di alcuni gruppi di estrema sinistra che prima, durante e dopo la sua morte inneggiavano a Luciano Liboni, sia in canzoni sia in scritte sui muri. C'erano tantissime scritte, addirittura una delle scritte peggiori fu quella "Luciano uccidili tutti", fatta sulle mura aureliane nella zona di San Lorenzo. Ovviamente non è un personaggio da mitizzare assolutamente, al contrario, era un personaggio con tanti problemi, era un personaggio che era arrivato a voler morire, voleva morire in maniera eclatante, voleva morire a Roma. Quando lui si avvicinò a Roma, inizialmente lo fece per trasferirsi in Sri Lanka, perché era il posto dove gli avrebbero stampato comunque documenti falsi. Tra l'altro, nello zaino, dopo la morte, gli trovarono sia una patente falsa che una carta d'identità falsa, tutte e due intestate a tale Franco Franchini. Sembra che quelle carte d'identità e quella patente furono però stampate dai macedoni, che erano gli unici che gli avevano dato la possibilità di interfacciarsi in quel momento così difficile, a caro prezzo però, perché una carta d'identità falsa, che in quel periodo costava 700-800 euro, a lui gliela fecero pagare 5 volte tanto, perché ovviamente era un ricercato, era uno problematico. Quando lui vide che non c'era più la possibilità di scappare, in più la grave malattia che lo affliggeva, aveva deciso, tra virgolette, di morire. Infatti, nel momento della sparatoria, le parole che lui proferiva quando i carabinieri cercavano di calmarlo, chiamandolo per nome, "Luciano, Luciano, stai tranquillo, non ti succederà niente", lui gli rispondeva: "Io sono già morto e ve sparo in testa pure a voi". Con un ostaggio sotto mano voi potete immaginare quanto era alta la tensione. Ma il passato criminale era semplicemente costellato di rapine e qualche truffa o qualche furto. Nulla di più, nulla di meno. Non stiamo parlando neanche qui di un boss criminale. Stiamo parlando di un lupo solitario, di un cane sciolto, uno che avrebbe ucciso tranquillamente perché non gliene fregava niente della vita, né della sua né di quella degli altri. E da quest'area dove lui spesso stava, dove lui si mischiava, dove lui girava, vi saluto. Se volete qualche altra storia, qualche altro racconto su personaggi della mala, criminali, scrivetemelo nei commenti. Vi saluto, ciao!